tamburo e vi ho promesso che sarebbe apparso anche in altra forma Giovanni Villani, che è al telefono. Buongiorno. Ed in una nube di fumo appaio in forma di voce, attenti a voi miscredenti, attenti, attenti! Fai bene a minacciare, perché mi sono appena resa conto di aver fatto una cosa che ti farà successivamente arrabbiare, ma va bene così. Allora, hai rialzato di nuovo il cursore, l'ho sentito prima. No, non era questo, è una cosa tecnica. Ho sentito un fremito nella forza, non c'è problema. È una cosa diversa, ma va bene lo stesso. Sì, non c'è problema. Senti, allora, sei stato interpellato, vieni interpellato a proposito della parte legata alla serie, al cinema, anche insomma di cinema in una forma diversa, che affrontiamo su Letture Metropolitane, perché abbiamo appena finito di parlare con Marco Villa di serie televisive e abbiamo, diciamo, tre suggerimenti televisivi che possiamo dare ai nostri ascoltatori. Sì, tre cose che si concludono nella stessa serata, senza che dovete prendere ferie per vederle. Sono quelle cose antiche che chiamano film, lungometraggi, quelle cose che più o meno in due ore o poco più vi raccontano una storia. Okay. Abbiamo parlato di La Belva la settimana scorsa e ne riparliamo adesso, perché sono tutte e tre cose diverse che potete vedere su Netflix. Ne aggiungo, inizio con un'aggiunta, una quarta, che però è uscita adesso, quindi o l'abbiamo vista stanotte da mezzanotte in poi, oppure potete vedere La Repubblica, l'incredibile caso della Repubblica delle Rose su Netflix. È appena arrivata, atterrata sulla piattaforma con la N rossa, e quindi è una cosa da vedere. Ma le tre cose che vi consiglio sono appunto diverse tra loro, e diverse anche per digestione. Più facile da mangiare sicuramente La Belva, ne abbiamo parlato, una cosa, un film d'azione interessante, non tanto per la costruzione, lo scheletro, ma proprio per gli ingredienti che lo compongono. È un piatto già conosciuto, ma con degli ingredienti strani, perché è tutta una produzione italiana. Sì. Fabrizio Gifuni è il protagonista di un action movie veramente tiratissimo, anche se non è un animale perfetto, ma per essere una creatura, una prima creatura in salsa italiana di un'azione alla Liam Neeson, ci può stare. Sì. Dall'altra parte del menù, in una confezione molto 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 elegante, ma anche piuttosto da contemplazione, aggiungerei e metterei Mank di David Fincher. Sì, che io ho iniziato a vedere forse 5 minuti, dopodiché sono svenuta di sonno. Ma non è colpa cioè non è necessariamente colpa di Mank, potrebbe essere anche colpa mia. No. Infatti, perché deve risuonare bene nell'occhio di chi vede. Okay. Racconta la tripolatissima vicenda della stesura, della creazione della sceneggiatura di Quarto Potere. Oh. Già soltanto da questa frase vi può raccontare quanto può essere settario, specifico, piuttosto interessante, però, per chi magari ha visto Quarto Potere o per chi ha studiato storia del cinema. Okay. Per tutti gli altri, questo è un film assolutamente notevole di David Fincher, che è un regista incredibile, di Seven, The Social Network, per esempio, Fight Club, per dire, no? Che però fa un film come se fossero gli anni 60. Sì. Già soltanto vedere il logo di Netflix nella font, nel carattere e anche nella forma dei vecchi film degli anni, in bianco e nero, negli anni appunto 50, fa un'impressione incredibile. Questo film, oltre ad essere un simpatico polpettone da 2 ore e passa, che appunto anche il sottoscritto lo ha spezzato in due parti, diciamo. Sì, no? Non l'ho neanche finito, Franco. Ah, bene. Ottima pubblicità. Ma no, devo finirlo, perché appunto si presta bene alla fruizione da Netflix, cioè su Netflix tu hai il controllo della pellicola, tra virgolette. Sì. Ma in più che mai, in questo caso, soffre della mancanza del cinema. Mm-hmm. Cioè, questo è un film da cinema, non è un film
da Netflix, da vedere appunto un pezzettino di qua, un pezzettino di là, con il telefono che squilla, con... Sì, devi essere magari concentrato in una certa atmosfera, che è quella della sala, insomma ci sono dei... ricordate la sala? Vi ricordate la sala. Io mi ricordo anche che tra poco c'ho la di Pierlantonio, quindi stringiamo un pochettino. Perché in mezzo c'è Elegia Americana, che hai visto anche tu, sì. Raccontala tu come puoi ben fare. Allora, Elegia Americana, che ho già citato anche prima nel corso della trasmissione, il cui titolo originale, ed è importante sottolinearlo, sì, è Hillbilly Elegy, ovvero Elegia del Montanaro, fondamentalmente, sì, cioè non dell'America in generale, proprio una specifica America, che è l'America raccontata appunto da, c'è un vuoto, da il regista... Pure io, molto Ron bene. Howard. Ron Howard. Ok, raccontata da Ron Howard, diciamo è un'America provinciale, è un'America della provincia profonda che cerca in qualche modo di emergere dal proprio fango, ecco. È la storia fondamentalmente di un ragazzo che fa parte di una famiglia complicata, con una madre con un sacco di problemi, compreso quello grandissimo della dipendenza dalle droghe, dai farmaci e dalle droghe, con una sorella più grande e una nonna molto, diciamo, importante, una figura centrale all'interno della famiglia. C'è da dire che questo è un film tratto da un libro che è un'autobiografia, cioè una storia vera. Quindi è effettivamente la storia di questo ragazzo da quando è bambino fino a quando diventa grande universitario, e in qualche modo il suo passaggio da questa provincia fangosa americana, piena di disagi, piena di povertà, di peccato, di tutto quello che si può mettere, verso, diciamo, invece un mondo dorato, che è quello di Yale, quindi quello dell'università e del successo. Ecco, la domanda, esatto, è: può un americano nato in quel tipo di situazione effettivamente avere successo? Sì, se è bianco. Sì, se è bianco, bianco, è etero, sano, è etero e possibilmente, esatto, appunto sano e con una famiglia, sì, che gli permette di fare questa cosa. Sì, diciamo che la famiglia un po' gli manca, ecco, più che altro, sì, c'ha le altre cose. È un po' la distruzione del sogno americano, però inserito in questo momento storico è anche la fotografia di chi teoricamente ha votato Trump, o sì, che poteva, esatto, rivotare Trump. Esatto. Bisogna capire, come dicevamo l'altra volta in separata sede, se questa è una provocazione da parte di Ron Howard o se è effettivamente un tentativo di riportare in auge un sogno americano che sembra decisamente essere un po' morto. Ecco, sicuramente, bisogna capire. Quello che sicuramente abbiamo davanti agli occhi, mettendo play su Elegia Americana, è un lavoro di casting incredibile. Pazzesco. Il film mette una smania incredibile, citando mia suocera, ma i titoli di coda riconciliano un po' anche piacionescamente, sì, perché c'è stato un lavoro. Glenn Close è un camaleonte incredibile. Amy Adams, ho già detto tre volte incredibile, potrei ridirlo, molto probabilmente queste facce, questi volti, questi attori giganteschi, queste attrici, li vedremo agli Oscar. Perché si faranno gli Oscar? Questo è proprio un film da Oscar, cioè nel senso da finire là dentro, perché racconta loro, perché racconta quelle facce. Sì, secondo me in qualche modo, ora non so se vincere o non vincere, non è questo il punto, ma all'interno della carrellata ci capita, per forza. Grazie mille. Tre cose tre. Da dire o l'abbiamo dette? Ah, sono quelle che abbiamo detto. No, ecco. Sì. Grazie mille a Giovanni Villani, che salutiamo con un gruppo che gli piace, così, per dargli un saluto felice. Tra pochissimo ci sarà l'audiolibro della settimana, che vi ho già detto sarà introdotto da una sorpresa che vi dirò, anzi, direttamente a questo punto, tra poco. Detto, mi sa. Sì, l'ho buttata là, non so se l'hanno sentita o ascoltata. Grazie mille Giovanni, questi sono gli Arctic Monkeys. Ciao, Radio Elettrica. Crying Lighting.